Ciao a tutti, io sono Liliana Tamberi della Trafola Hunter School e ci troviamo al Game Fair Italia. Finalmente, 2 anni che aspettavamo una vera e propria rinascita e c'è stata una marea di gente, bellissimo, un evento fantastico. E io facevo dimostrazioni sulla ricerca tartufo, sia sportiva sia venatoria. Ovviamente nel ring spettacoli facevo dimostrazioni sulla ricerca tartufo sportiva perché è dinamica, di velocità. Poi rimanete, guardate il canale perché ci saranno delle sorprese verranno, perché vi faremo sapere di più su questa disciplina, cioè la ricerca del tartufo, soprattutto quella venatoria. Nonostante il momento che stiamo attraversando con questi attacchi, finalmente una risposta anche concreta in questo Grand Fire che dalla prima giornata, già da ieri, ha visto una partecipazione enorme. Sono felice perché la gente comincia a capire da quale parte sta la ragione. Andiamo avanti così e sicuramente questi animalisti li manderemo a casa. Ciao a tutti, ci troviamo qua a Grosseto al Game Fair 2021, siamo sullo stand della B3B, finalmente possiamo rivederci faccia a faccia, di persona, dopo questo periodo un po' di pausa e niente, siamo qua con le nostre novità. Appunto queste manifestazioni ci danno la possibilità di poter avere un pubblico più ampio, più grande, la gente è incuriosita, viene a chiederci e come dico sempre a tutti, la nostra caccia con il falco è un po' una poesia, la differenza è la caccia con il fucile, la caccia con il falco è io dico poesia perché siamo noi a entrare nel mondo della pace, quindi è nostra intenzione quella di divulgare il più possibile questa passione che è legata appunto agli animali, non solo alla detenzione ma anche a sfruttare e entrare nel mondo del rapace. Venite a trovarci, venite in fiera perché comunque ritornare un po' tutti insieme, rivedere tanta gente, un po' più di tranquillità fa piacere a tutti. Grazie. Finalmente si riparte, siamo qui a Bracagni, al Game Fair, grande iniziativa, soprattutto bella iniziativa, caccia e agricoltura insieme, come è giusto che sia, come è giusto che è in natura. Come vorremmo che anche la politica considerasse la caccia, un tutt'uno con l'ambiente rurale e l'ambiente agricolo. Finalmente si riparte perché ritrovarsi in fiera, tutti coloro che condividono una passione, ma non soltanto quella venatoria, ma anche quelli che condividono il piacere della ruralità, quindi della vita all'aria aperta, degli ambienti di campagna, dei boschi, la frequentazione con gli animali selvatici, è bello stare insieme, è un cenno di speranza, un anno difficilissimo. Non siamo ancora usciti dal Covid, stiamo migliorando, dobbiamo continuare a mantenere le precauzioni, però l'attività riparte, la stagione venatoria si è aperta tra mille difficoltà, mille ricorsi, ha ulteriori limitazioni quest'anno, le abbiamo dovute subire su alcune specie, ma non molliamo, stiamo continuando a combattere nei tribunali, nelle aule del Parlamento, nelle interlocuzioni con le regioni, per ottenere le nostre giuste ragioni, sono convinto che le riusciremo ad ottenere. Siamo cittadini che rispettano le norme, che praticano una passione, che è anche un servizio di utilità pubblica per quanto riguarda gli equilibri e la gestione faunistica, prima o poi ci verrà riconosciuta. Per cui un cenno di speranza, un grazie, un grande in bocca al lupo a tutti voi. Ciao ragazzi, siamo ritornati alla Fiera del Madonnino dopo 2 anni di blocco che avevamo avuto. Noi ci occupiamo di quadde, UTV, caccia, agriturismi, lavoro. Questi sono i nostri mezzi per divertimento, per tutto. Noi siamo a San Casciano Val di Pesa, nel Chianti, Firenze. E il nostro sito è www.terradelquad.com. Quando volete visitarci, ci potete visitare.
siamo al Game Fair e alla Fiera del Madonnino. Io sono Chiara Alessandrini, presidente dell'associazione Passione Pappagalli Free Fly. Questa associazione nasce per aiutare le persone a renderli consapevoli di che cosa è un pappagallo, come relazionarsi con loro, fino ad arrivare al volo libero. Quello che facciamo noi giornalmente è relazionarci con i nostri pappagalli per far sì che siano sempre più abituati all'uomo e a relazionarsi con l'uomo. Il volo libero per noi è un'espressione di libertà. Non vediamo il volo libero come una performance del pappagallo, ma vediamo il volo libero come un modo di esprimere la loro libertà. Chi non è venuto al Game Fair può seguirci nei nostri canali social www.passionepappagallifreefly e su Facebook e su Instagram Passione Pappagalli Free Fly. Grazie. Allora, come siamo messi? Pronto tutto il mio mangime per la prossima stagione? Perché i miei cagnoni sono pronti, stanno aspettando te. Sì, abbiamo preparato tutto, è il mangime tuo, e in più ti volevo presentare un nuovo tipo di prodotto che è il massimo che puoi dare al tuo cane. Si chiama Top Activity ed è un 4.700 kcal prodotto. Ottimo, sarò pronto per provarlo e per una nuova stagione. Appassionati di armi e di caccia, siamo finalmente tornati dopo un periodo di stop a rivivere l'ambiente fieristico qui al Game Fair 2021 a Grosseto. Noi di Franchi proponiamo, come ogni anno, diverse novità. Tra le novità della gamma Horizon abbiamo introdotto le versioni Varmint in calibro 308 e in 223. Ciao a tutti ragazzi, siamo qui allo stand Benelli, siamo veramente molto contenti di essere di nuovo in fiera, di essere di nuovo qui al Game Fair in questa edizione 2021. È un piacere per Benelli accogliere e di nuovo condividere la passione che abbiamo per la caccia insieme a tutti i cacciatori, i tiratori e a tutti gli appassionati. Vi invitiamo allo stand per vedere tutte le novità 2021. Che potete ammirare già qui dietro di me, la Lupo, le carabine Endurance Best, Endurance Best Limited Edition, poi abbiamo il Black Eagle in calibro 12 e 20, Black e Max 5, e invece lato sportivo c'è ovviamente l'828 U Sport, e invece per il settore del tiro dinamico abbiamo l'M2 Speed e il Nova Speed. Salve a tutti, siamo qui a Braccagni a questa nuova e rinnovata edizione del Game Fair. Qui sono con Beatrice allo stand, diciamo al banco della CCT, la Confederazione Cacciatori Toscani. Come molti di voi sapranno, la Confederazione è un'associazione che riunisce Federcaccia Toscana, ANU Toscana ed ARCT, Associazione Regionale Cacciatori Toscani, in un soggetto unico, unitario, per cercare di rappresentare al meglio le ragioni della caccia e dei cacciatori. Ciao a tutti, è un piacere tornare a incontrare i nostri clienti. Siamo al Game Fair di Grosseto, che quest'anno ha questa particolare comunanza con la Fiera del Madonnino. Stiamo incontrando i nostri clienti, è veramente un piacere tornare dopo un paio d'anni a parlare, a scambiarsi opinioni e a presentare i nostri prodotti appena lanciati di punta, che sono l'Ultraleggero e il Silver Prigion 3. Per cui grazie a tutti per essere passati e a presto.
Ciao a tutti ragazzi, siamo qui al Game Fair 2021, edizione straordinaria con Benelli Armi. Abbiamo eseguito 5 spettacoli e fra poco faremo l'ultimo, la chiusura. Colgo l'occasione per annunciare un evento molto importante che inizierà tutto a marzo 2022 fino a luglio, dove ci saranno corsi teorici e pratici. 10 tappe in tutta Italia, dove i finalisti si sfideranno per l'assegnazione di un Benelli M2 Speed e il vincitore parteciperà con me all'edizione Game Fair 2022 per fare uno spettacolo insieme. Salve, io sono Laura Di Mandi, coordinatrice del gruppo di unità cinofile da soccorso dell'AMS, Associazione Nazionale Polizia di Stato di Grosseto. Siamo venuti qui in fiera a presentare e a far vedere la nostra attività che è di ricerca e soccorso. Ciao, io sono Lorenzo e mi occupo di sheepdog, quindi cani da pastore e pecore. E la mia azienda si trova a San Vincenzo, in provincia di Livorno. È molto bello di iniziare a fare una fiera, soprattutto a Game Fair, a Braccagni, perché dopo 2 anni da questo Covid non ci aspettavamo di ripartecipare a una fiera. Molto bello, molto collaborativo, molta gente, è organizzato molto bene. E speriamo di continuare a fare tutto ciò. Buon pomeriggio, siamo alla seconda giornata qui di questa manifestazione fieristica, una manifestazione che sicuramente sta al di sopra di tutte le aspettative, perché dopo degli anni che veramente ha traballato, quest'anno l'abbinamento caccia-agricoltura, quello che noi stiamo cercando di fare anche a livello venatorio, sta dando un grossissimo risultato. Io sono veramente soddisfatto, il nostro stand è stato quasi saccheggiato nella maniera più così scherzosa da una marea di visitatori, in cui abbiamo potuto far vedere la nostra rivista, il nostro programma d'azione e quello che stiamo facendo per la caccia. Speriamo di poter portare avanti l'obiettivo di rendere sempre più libera la caccia, come il nostro nome, e arrivederci al prossimo anno, tanti di più e tanto più forti.